Ogni storia inizia sempre con un c'era una volta. Questa storia però sarà diversa. Non sarà una di quelle storie banali, senza prospettive. No, questa storia narrerà di un uomo. Anzi no, di un essere a cubetti, sì. Il suo nome, cari amici miei, è Paul. Per gli amici Rodolfo però. Paul era talmente fortunato che fu mandato a vivere nel mondo più brutto e sconsolato che si potesse desiderare. Mondo becero. Il buon signore decise che per Paul era finita e così lo mandò qui giù. Lande desolate, deserti sconfinati e boschi pieni di trappole. All'occorrenza anche di conigli però. E così Paul comprese. Comprese che l'unico modo per trarre profitto da questa situazione era sparire, dileguarsi, vivere un'avventura. Nemmeno era nato che già sentivo un certo languore nello stomaco, e così, appena vedo un greggio di pecore indifeso, non esitò a farne carne da macello. I bisogni cominciavano a farsi sentire, e così Paul iniziò a prendere a pugni un faggio, sperando di tagliarlo, e stranamente funzionò. A Paul però servivano degli utensili, e così creò, con la legna ricavata dal faggio sacrificale, il suo primo banco da lavoro. Non era molto pratico, però riuscì lo stesso a craftare una specie di spada e un'ascia, sì. Così gli risultò molto più facile abbattere i faggi e soprattutto non doveva rimetterci le mani. E visto che Paul non era razzista, prese anche il legno bianco. Ora era arrivato il momento di spostarsi e quindi, preparatosi un piccone, si mise in cammino. Aia, e fu allora che Paul vide quella grotta. Piena zeppa di carbone. E che faceva? Lo lasciava lì? Era arrivato il momento di evolversi e così Paul costruì il suo primo piccone in pietra. E minava, minava, minava e minava. E uscendo da quella grotta, Paul vide qualcosa di bellissimo che lo lasciò di stucco, un panorama veramente meraviglioso, da lasciare senza fiato, o forse era solamente la sua fame. E fu allora che Paul la vide. Una cascata bellissima che cadeva come una colonna dalla montagna verso il suolo. Disse: devo vederla più da vicino. E così si incamminò. La cascata era sempre più vicina. E poi questo cazzo di coniglio. Questa era una pecora brutta. Finalmente era vicino, ma prima. Carbone? E dopo aver scavato circa una tonnellata di carbone, Paul fece quello che avrebbe sempre voluto fare. Un bel bagno nell'acqua che scendeva dalla montagna. Le meraviglie della natura lo affascinavano sempre di più. No, ancora carbone. Almeno qui Paul non soffrirà la sete. Visto che stava già finendo le scorze alimentari, decise di fare un eccidio di capre. Anche di mucche, va. La notte stava ormai giungendo. E Paul pensava a costruirsi un rifugio. E mentre osservava il sole calare verso le tenebre, guardando il buio che lo stava per circondare, pensava a quanto fosse fortunato a trovarsi lì, da solo, disperso nella natura.